tanto paura, ho tanto paura. Non è un film di guerra, è la guerra. Le immagini che hanno accompagnato il risveglio di tutti noi e le notizie che si accavallano incessanti da questa mattina presto sono drammatiche, terribili. Per Caterina e per tutte le donne e gli uomini che in Ucraina hanno familiari e amici, lo sono infinitamente di più. Caterina vive a Sondrio da circa 4 anni con i 2 figli e il marito, caporeparto in una ditta della zona. Lui nel capoluogo è arrivato prima, circa 10 anni fa. Qui ha raggiunto la mamma, che invece è in città da più di 15 anni. La mamma e la nonna di Caterina invece vivono insieme proprio a Kiev. Alle 5 di mattina, quando la mia mamma ha sentito prima esplosione di questo successo. Mia madre adesso abita in zona residenziale della capitale dell'Ucraina, di Kiev. Mamma e nonna di Caterina vivono in una zona residenziale dove tutto pare relativamente tranquillo, poiché non vi sono nelle vicinanze obiettivi militari. Per questo le 2 donne, a differenza delle centinaia di migliaia di persone in fuga da stamane a bordo delle proprie automobili, al momento hanno deciso di non lasciare casa. A Kiev vive anche il padre del marito di Caterina. Il suo papà anche in Kiev, allora la situazione è uguale con i miei parenti. Al momento il particolare a Kiev è abbastanza calmo, ma la gente certo ha paura e non sa cosa aspettarsi. Seppure la preoccupazione sia enorme, Caterina riesce ad avere notizie direttamente dalla mamma. Noi parliamo con Viber, con WhatsApp, con Telegram, tutti questi apps, tutto bene. La rete funziona e lei mi può scrivere, parlare con me, per adesso bene. Io ho paura, mi sembra, di più di loro, perché loro lì e sanno cosa aspettare in quel momento. Qua non può aiutare. Certo. Non so cosa fare, non posso aiutare, per me questo è difficile. In queste ore sono fitti anche i contatti tra i connazionali che vivono in Valtellina. A Sondrio c'è tante persone ucraine. Stamattina abbiamo già parlato e volevo sentire le informazioni di altri, ma tutti sono spaventati, non sanno cosa aspettare. Perché a dispetto di tutte le previsioni, l'invasione decisa da Putin fino all'ultimo si è creduto, sbagliando, rimanesse soltanto una pesante minaccia. Uno non aspettava che la guerra sarà così vera, guerra, in 2022, adesso non è 41, adesso... Non so, secondo me questo è strano, il nostro nuovo mondo, in questa vita, avere la guerra come guerra, non informativa, non, certo. Non così come, ma la guerra con militari, con tutto altro, con questo tutto pauroso, non lo so, secondo me questo, tanta paura, ho tanta paura.